Occhi di bambino si sono fatti grandi ormai. Occhi di bambino che dinanzi all'arte del passato non sapevano concepire nulla di più fantascientifico. Occhi che attualmente si guardano attorno e pensano che la vivacità dei sogni si sgretoli e che l'innalzamento dei mari si generi dalle lacrime dell'uomo nel diventare adulto in mezzo a tanta impassibilità. Credo fondamentalmente in Madre Terra e tutto quello che ci sta attorno, quindi per me l'idea di non recuperare tutto quello che la società contemporanea e consumistica utilizza è una follia pura, la vera follia degli uomini occidentali. E io sono partita da una fattoria in cui il più semplice contadino recupera tutto, e questo tutto è in connubio continuo con le forze della terra. Le mie centrali si limitano a mostrare in modo fantasioso quello che potrebbe essere la gestione di una centrale costruita con materiali di recupero. Quello che sviluppo è un minimo delle idee che ho in mente. Le idee sono troppe, e anzi la fortuna finché posso è scriverle e manipolarle, perché sennò mi sarei già terminata. Io ho avuto la fortuna di crescere in spazi enormi e naturali, a contatto con tutto ciò che è natura. Amo Venezia proprio per il flusso dell'acqua continuo che la fa respirare in mezzo anche a quello che può essere la costruzione dell'uomo e tutto. Thank you.
Vorrei essere una piuma per acquistare la leggerezza del trasporto fluttuante dell'aria.